si capisce anche che quando qualche civile si avvicina a questo accampamento, quelli due almeno o tre della truppa, cioè quelli di guardia, si avvicinano per dire qui non si può, via. Giacobbe l'ha capito da solo. Cioè ha detto, oddio, ma questo qui è un accampamento degli Elohim. Gli stanno arrivando i due maghi incontro, e dice, ho capito. E se ne va. E dice la Bibbia. E chiamò quel luogo Mahanaim. Le vostre Bibbie troverete, chiamò quel luogo Mahanaim, e uno potrebbe dire chiamò quel luogo Canicattì di sotto, fuori i popoli, chi se ne frega. No, Mahanaim vuol dire due accampamenti. È il plurale duale di Mahanaim. Quindi Giacobbe arriva in un versetto di una banalità incredibile, dice, oddio, qui c'è l'accampamento degli Elohim. Via. Cioè, lì so che non si può passare. Anche perché quelli meno li si incontrava meglio si stava, compresi i cosiddetti angeli, i malachi, erano sempre fonte di terrore, cioè era meglio non incontrarli. E anche perché nulla a che vedere di nuovo con gli angeli, eccetera, persone in carne ed ossa, si sporcavano, sudavano, puzzavano, dovevano lavarsi, dovevano mangiare, dovevano dormire, correvano il rischio di venire aggrediti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, ripeto, qui un conto sono gli angeli, di cui non mi occupo, un conto sono i Malachim della Bibbia che con gli angeli non hanno nulla a che vedere. Comunque questo succede a Giacobbe, che incontra l'accampamento degli Elohim in questa zona e lui capisce subito che è meglio andarsene senza neanche bisogno che gli angeli gli dicano qualcosa, li vede e se ne va. Possibile che non ci siano domande? Allora, c'è l'altro tipo di cherubini, così chiudo il discorso sui cherubini, è quello che è citato in Genesi quando l'Elohim caccia Adamo ed Eva. E ricordate che dice che pone alla porta dell'Eden, insomma, di questo giardino, adesso poi ne parliamo un attimo. Ditemi voi, io non ho neanche l'orologio, fate voi. Pone a guardia di un ingresso, perché c'era tra l'altro un ingresso solo, pone appunto i cherubini con, trovate nelle vostre Bibbie, la spada fiammeggiante. E quindi tutta la rappresentazione c'è il solito cherubino con la luce, con la spada in mano. Solo che non è così. Cioè pone, sì. Che è un film, ma con il calcagno, cioè con la ruota turbinante fiammeggiante, non con la spada. Cioè pone a guardia una di quelle robette che abbiamo visto prima, cioè una di quelle, diciamo così, navicelle monoposto. E tra l'altro questo sta anche a significare che appunto questo Gan Eden, cioè il giardino dell'Eden, e la parola ebraica Gan vuol dire luogo recintato e protetto, non paradiso. Paradiso deriva dall'evoluzione che c'è stata, nel senso che Gan in ebraico, Har in sumero, Pairidaesa in iranico. Pairidaesa iranico diventa il paradeisos greco che diventa il paradiso nostro. Ma noi abbiamo un'idea di paradiso. Loro ci parlavano di tutt'altro. Era un luogo recintato e protetto e stando alle etiche sumere, cioè quelle da cui la Bibbia è tratta in gran parte, perché la Bibbia è tratta in parte dai racconti dei sumeri, in parte basta leggere Filone di Biblo, gli annali di Tiro, eccetera, in parte è tratta dalla cultura, dalla tradizione fenicia, in parte è tratta dalla cultura cananea, in parte è tratta dalla cultura siro-babilonese, tanto per avere un pochettino un'idea di questo libro su cui sono costruite tante verità assolute e certe. Allora, appunto c'è questo Gan, quindi questo luogo recintato, che ha un solo ingresso, che è posto niente, quindi bastava per segnare quell'ingresso lì dentro gli altri non potevano entrare. Quindi quando lui li caccia, e pone appunto questa roba qui. Quindi
la guardia. Prego. Bene, meno male. No, mi sono un po' persa sul quando parla della nostra lingua, dice la sera sta che parla di quella che viene ufficializzata, è stata insomma, presa in periodo di 800, sì. 900. Sì. Dopo Cristo, non la massa, sì. Ah, di Cristo. Per cui lei analizza quella Bibbia, che comunque è una delle diverse interpretazioni. Per cui non è neanche da pensare, si può anche pensare che non sia la traduzione giusta quella che sta analizzando lei, cioè che non sia la storia vera, è una delle tante che ci stanno, che la religione cattolica cristiana è in considerazione. Sì. Questa è la sua visione, però poi ci sono tutte le altre che nessuno ha preso in considerazione. Ecco, anche le altre, allora le dobbiamo andare a cercare, per esempio nella Bibbia copta, quindi nella canone copto della Bibbia, che contiene dei libri che questa Bibbia qui, cioè quella su cui sono state costruite le tre religioni, il cristianesimo, il paesimo, l'islam, considerano apocrifi. E difatti dicevo prima, no? Io fino ad ora mi sono messo dei paletti, nel senso che dico, questo è il libro, cioè il codice masoretico di Leningrado è il libro che tre religioni dicono ispirato e voluto da Dio. Allora io dico, prendo questo libro e vado a vedere cosa c'è scritto in quello. Adesso che mi trovo i paletti finalmente, che mi sono messo da solo, inserirò tutta una serie di altre cose che derivano dai testi biblici che quel libro non accetta. E quindi se andiamo per esempio ad inserire l'apocrifo, soprattutto quello etiopico, volendo anche quello slavo, ma di Enoch, che invece è accettato dal canone copto, quindi per loro è un libro canonico. O se noi andiamo a introdurre per esempio a studiare il libro dei Giubilei, che nel nostro canone non c'è, ma che invece lì c'è, si scoprono una serie di altre cose, che sono però, e forse non a caso il motivo per cui sono esclusi dal nostro canone, sono ulteriori conferme alle cose che sto dicendo. Cioè nel senso che lì si trovano descrizioni ancora più particolareggiate, se parliamo, il libro dei Giubilei per esempio ci parla di tutte le femmine di cui la Bibbia nostra non parla, no? Perché sembra che a parte Adamo ed Eva, poi Set, Caino, Enos, eccetera, non si sa nulla di con chi abbiamo fatto dei figli. Invece con il libro del Giubileo lo si sa molto bene, ci sono tutte le genealogie, c'è si è ricostruibile tutto il sistema degli incroci, per cui si capisce meglio anche ciò che c'è scritto nella Bibbia in relazione a Noè. Quando si dice che Noè era uomo integro, e si intende non integro moralmente, ma si intende integro geneticamente, cioè dal punto di vista fisico, in relazione alla purezza genetica che gli Elohim Anunnaki volevano, e che invece è stata impastardita, come dice la Bibbia, dalle unioni tra i figli degli Elohim e le figlie degli Adam, quando la Bibbia dice che i figli degli Elohim dicono che le figlie degli Adam erano dovot, cioè erano appetibili e adatte a avere rapporti sessuali e a fare figli, e lì c'è stato l'imbastardimento. Noè invece ha mantenuto la purezza genetica voluta dagli Anunnaki, lui, la moglie no, però questo aveva una disposizione, e quindi attraverso di lui, attraverso i suoi figli, è stata ricostruita, diciamo, una razza geneticamente più vicina a quella che volevano gli Anunnaki. Ecco, queste cose qui, dai libri non canonici per noi, ma canonici per altre Bibbie, per questo prima facevo la distinzione, no? Ci sono tante religioni? No, non è un'altra religione, perché in realtà la religione copta è una religione appartenente alla tradizione antico testamentaria. Ma per esempio noi abbiamo nel nostro canone il libro di Tobia, che non viene accettato dagli ebrei, ma non viene accettato neppure dai protestanti.
Sì, non è come se è proprio così, sì. Sì, sì, così. Sì. La versione meno scomoda. Esattamente. Certo, è vero che se noi andiamo anche a leggere i Targumim, che sono la Bibbia in aramaico, troviamo altre cose. La Torah? No, la Torah è più quella che abbiamo noi. Sì, sono i Kumash, sono i primi cinque libri. Sì. Ecco, sono... Sì. Ah, ok. A prescindere dal fatto che sia vero o no tutto quello che è stato detto, chi sono queste... Saperlo. Cosa volevano? Allora, cosa volevano è abbastanza chiaro. Cioè, è abbastanza chiaro dal momento in cui sono arrivati qui. Cosa volessero prima, non lo so. Possiamo, magari poi questo può parlare meglio quello che parlerà dopo di me. Possiamo appunto ipotizzare, come diceva Sitchin, sono venuti qui a cercare loro perché avevano necessità, eccetera. Ma una cosa è chiara, cioè da quando sono arrivati qui, siccome loro sono molto simili a noi, o noi siamo molto simili a loro, non a caso, perché abbiamo dentro un po' del loro patrimonio genetico, quell'1,% che ci distingue dai primati, i nostri cugini, che sono fermi come evoluzione da almeno circa 4 milioni di anni, mentre invece noi siamo andati velocissimi dopo questo inserimento, di, così come ci racconta la Bibbia. Beh, loro quando erano qui hanno cominciato a comportarsi da governanti, e in questo ce lo dice anche la Bibbia in due passi, cioè si sono divisi il territorio, si sono divisi il pianeta Terra, ognuno se ne è preso un pezzo. Questo qui si è preso il pezzo dove vivevano quelli lì. Che questo qui fosse quello che si è preso quel pezzo lì lo sapevano anche altri popoli, lo sapevano prima degli ebrei, cioè nel senso che questo qui è documentato e conosciuto lì molto prima che arrivassero gli ebrei. Quindi loro erano i governanti locali che si combattevano tra di loro, usavano i popoli per combattersi tra di loro per i soliti motivi di potere, sono come noi. Come noi. O noi siamo solo, ovviamente avevano un livello tecnologico di conoscenze più alte perché, diciamo, sono arrivati da altre parti. E quindi da questo momento qui la storia ci racconta appunto le vicende, le cronache di governanti locali che prima governavano direttamente, poi come dice Sitchin, quando il potere fu fatto scendere dal cielo sulla terra, cioè quindi quando ha cominciato a nominare dei rappresentanti, famosi re sacerdoti, cioè quelli che all'inizio governavano per conto loro, ma loro facevano né più né meno di quel che fanno adesso tutti i potenti della terra, insomma ognuno cerca di accaparrarsi più potere e più ricchezza che può, e questo loro lo facevano. Dopodiché, appunto, io sul fatto questi vengono, torneranno 2012, ci aiutano, non ne so nulla. Io, ognuno deve fare il suo mestiere, io faccio il mio. Prego. Volevo capire meglio questa questione del bisogno di mantenere l'integrità genetica. Piacerebbe anche a me capirlo, per questo cioè, l'unica cosa che posso dire è che era così, nel senso che era dichiaratamente così. Quando questi hanno realizzato questa... discorso molto lungo. Allora, quando questi hanno creato questa razza qui sulla Terra, l'hanno creata, questo ce lo dice anche la Bibbia velatamente, se lo spiegano molto meglio i Sumeri, molto più chiaramente, perché noi lavorassimo per conto loro. Schiavi, esatto. All'interno loro, questo lo si legge bene nell'epica di Harshak, che è... di questo per esempio non parla Sitchin, che è, come dire, il racconto sumero dell'Eden, c'erano i contrasti tra i due grandi capi loro. Per cui c'era uno dei due capi che, diciamo, amava un pochettino di più questa nuova razza, anche perché lui era quello che aveva contribuito a formarla. L'altro dei due capi che invece, niente, cioè questi qui sono schiavi, devono rimanere schiavi, non rompono le scarpe. E nel racconto appunto dell'Eden sia sumero che biblico c'è proprio la narrazione di questo contratto.